Parliamo della pizza, dalla farina alla cottura. Con noi abbiamo Adriano Ilardi, pizzaiolo, ma anche tecnologo. Sì. E diciamo che insomma è questo connubio che però ti rende un po' speciale per quanto riguarda poi fare la pizza, no? Questo piatto lo definiamo internazionale, perché la pizza viene cucita in tutto il mondo, sì, no Adriano? È il piatto più diffuso al mondo. Considera che una cinquantina d'anni è passato dal sud Italia, centro sud Italia, certo, al mondo, in pochissimo tempo. E si è diffuso in maniera viscerale dappertutto perché piace tantissimo. E anche... Semplice ma... E poi anche gustoso. La tecnica, no? Il modo, l'arte del far la pizza è diventato anche patrimonio materiale dell'UNESCO, quindi avete avuto come pizzaioli un grande riconoscimento come arte del fare la pizza, no? Sì. Allora, questa è proprio semplice, che io adoro. Questa è fatta come? Allora, questa è bravissima, è semplicissima, nel senso che abbiamo ovviamente una base di un ottimo impasto, e che poi è la base principale per tutti i prodotti di panificazione, che siano dolci o salati. In questo caso parliamo di salato, no? E poi un pomodoro, io uso del pelato, che tendenzialmente andrebbe sempre, come posso dire, triturato in maniera manuale o comunque senza il mixer elettrico di casa, perché altrimenti poi il pomodoro con i semini che all'interno va a sprigionare l'acidità, certo. E tu compri magari un ottimo pomodoro, però poi il risultato finale non è buono. Questo è il pizzaiolo che parla, il tecnologo mi dice che fondamentalmente si può solo rovinare un prodotto se lo si manipola in modo sbagliato. Esatto, la manipolazione è importantissima. Sì. Allora, poi arriviamo anche al pane, però, sì, bello, spostati di qua Adriano, sì, abbiamo le farine. Sì, qua ho portato alcuni tipi di farine, mm-hmm, diciamo sono farine abbastanza diffuse sul territorio nazionale. Ah, vorrei fare un appunto, la parola farina, per chi non lo sapesse, arriva da farro, non da grano. No, è perché vero. Il farro, diciamo che è come un antenato, un progenitore del grano, e da qui la parola farina. Poi in Italia abbiamo una grandissima diffusione della farina del grano per vari motivi, per ovvi motivi. Qui abbiamo la farina di semola, praticamente questo è grano duro. Questa è semola, noi la semola chiamiamo farina perché è di grano duro, no? Di sì, solito si chiama semola, grano e vedete duro, che è bello giallo, io non la tocco per non l'asciupare, perché poi la contamino. Mentre invece qui attraverso il colore, perché è bella, perché poi la farina parla attraverso l'aspetto visivo, esatto, no? Esatto, sì. Quindi questa invece che è leggermente più ambrata? Questa è integrale, uh-huh, e questa invece è farina zero. Allora, di grano tenero, quindi grano tenero e questo invece è grano duro. Allora, tutte queste farine che tu ci hai portato e poi anche altre farine, perché tu praticamente vai a studiare nel territorio, nel nostro territorio, perché sì, la tua attività è la pizzoteca Città di Castello, no? Sì. Tu vai in giro e studi anche le farine, quali sì, sono migliori. Vado a vedermi i campi dove coltivano i contadini, vado a vedere... Se un fornitore mi dice guarda c'ho questa farina, la compro lì, mi assicuro che la farina arrivi effettivamente da lì. Perché tu grani solo italiani? Solo grani italiani, cerchiamo di dare lavoro ai nostri, come posso dire, alle nostre aziende, ai nostri certo, agricoltori, che hanno una serie di controlli, ci danno una qualità e una garanzia. Mettiamo in circolo la nostra economia se è possibile. Un'economia circolare. Cerchiamo, no, di magari spendere un pochettino di più, però nutriamoci bene, perché poi quello che mangiamo è quello che ci teniamo all'interno del nostro Questo corpo. Questo è il tecnologo, no, che parla, no? Perché okay, le tecnologie alimentari... A noi abbiamo in Italia delle farine, per esempio, il grano Solina, come il grano Questo. Berna, che tra l'altro è un grano antico, quindi che veniva coltivato prima di 40 anni fa, per capirci, altrimenti non può essere definito antico un grano. Questa farina, che è Solina, è proprio del centro Italia, come il Verna, che è proprio tipico della Toscana. La nostra Toscana, voglio dire, no? E ha un valore proteico alto, ma a basso glutine. Quindi questo è molto importante, perché oggigiorno che parliamo tanto di intolleranza al glutine, possiamo capire che effettivamente le nostre farine, avendo un tenore glutenico basso, inoltre una volta mangiavano meno, certo, quindi era più difficile sviluppare le intolleranze.
che invece che, oggigiorno sono super diffuse. Senti, poi dopo queste farine qua, che le studi che tu, che sì. È bello, no, andare in giro nel territorio a vedere quanto le nicchie del grano, quante ne possano esistere, anche sì, quello, ragione, no? È quella la nostra ricchezza, la biodiversità. La biodiversità, è vero, bravissima, no? Sì. È quello. Assolutamente. Questa dicevi che è un pazzo psicopatico quasi che la fa. No, che se mi ascolta, questo ragazzo... No, ma nel senso buono, Questi due sacchettini sì. Arrivano dal molino medievale, che si trova a San Giustino, vicino a San Giustino. Come si chiama questo signore? Si chiama Stefano. Stefano, io ti voglio bene. L'ho Stefano è matto perché lui ha una macina a pietra. Sì. Antichissima, proprio medievale, che funziona ad acqua. E praticamente questa macina riesce a frantumare il grano, quindi a creare una farina proprio come una volta. Infatti si sprigiona un profumo, non si rovinano le qualità organolettiche, perché qual è il problema? Che i molini industriali vanno veloce, veloce, veloce con i loro cilindri e rovinano un po' il grano. Rovinano il grano, si generano delle muffe perché si alzano le temperature, insomma tutto un discorso che non vi voglio fare. Però avere persone come te preparate ci fa capire che poi, oltre alle farine, come lui vi ha decodificato, è importante usare nella sì. Pizza. Ma mi prendi un pane e me lo apri, così lo tagliamo? Vai, dai, apriamo una pane. Già il fatto dell'aspetto visivo è bellissimo, perché ci abbiamo aspetta. Senti, questi sono i profumi dei lieviti del lievito madre, perché questo è un lievito sì. Madre. Guardate, mentre siamo qui, lui sta crescendo. Guardate che bellezza. E all'interno, per la pizza e per il pane, tu metti il lievito madre. Sì, mettiamo il lievito madre. Vedi, lo possiamo anche provare ad aprire. Guardate. Non so se si vede un po' com'è. Senti come sprigiona? Quell'acidità che va anche un po' in dolcezza, devo dire. Sì, questo sì. Vedi? Quella famosa croce che per noi significa tanto, perché la croce sul lievito, noi quando mettiamo a lievitare un qualcosa lo facciamo sempre. Sì, sì. Vai, mi apri questo pane. Questo con che farina l'hai fatto? Allora, questo qui è stato fatto con una semplice farina, insomma, con un'ottima farina zero, ok? Sì. Di grano tenero. Perché non dobbiamo demonizzarla, perché poi la lievitazione fatta con il lievito madre, quanto li fai lievitare poi? Allora, la lievitazione dipende dalla temperatura, quindi... La temperatura dipende se lavoriamo, diciamo, d'estate o d'inverno sì. E poi vabbè, possiamo anche, io mi faccio aiutare dalla cella frigorifera, anzi da una cella di lievitazione, perché che sennò comunque, sarebbe impossibile, voglio dire. Allora lì riusciamo a gestire bene i tempi, però io perché ci lavoro in casa, vedi che bel pane? Guarda, l'alveolatura, vedi bello? Guardate, irregolare. Poi questo è cotto a legna, Si sente. Però ci tengo a dirlo, perché guardate, la cottura a legna è un po' più complicata. Vedete come ritorna subito, anche quello è importante, La spugnosità che si trova all'interno. E poi effettivamente questo è vivo, non c'è nulla da fare. Il pane è vivo. Il pane, se voglio dire, da fresco è buono, ma i giorni dopo, se è un buon pane fatto con farine giuste, con lievito madre, si mantiene è bene. Ancora più buono, non sì. C'è nulla da fare. È sì, così. Sì, Perché il segreto è proprio lì, nella lievitazione e nella maturazione, che si creano all'interno dell'impasto, perché all'interno dell'impasto ci sono degli esseri viventi, piccolini, dei microrganismi, abbiamo i lieviti e i batteri. Allora, quando riusciamo a lavorare alla corretta temperatura, si genera all'interno dell'impasto un'acidità che si dice di tipo lattico. Questo tipo di acidità poi è quella che va a generare quegli aromi, quei profumi e anche la durata nel tempo. Allora, visto che giustamente dice, ci parlate di tutti questi aspetti tecnici, lui fa il pizzaiolo, ma la consapevolezza di la materia prima, perché poi guardate, è farina ed acqua, e lievito. Fondamentalmente. Ingredienti semplici che però se ingredienti studiati come tu che vai, Adriano, in giro nel territorio con il lievito madre, riesce a dare un prodotto come la pizza e il pane che poi non ci daranno sete dopo che l'abbiamo mangiati no. E non ci daranno anche quei gonfiori che a volte succede quando non c'è una buona lievitazione. Esatto. Comunque, se volete assaggiare la sua pizza, il suo pane, la Pizzoteca, città di Castello, in provincia di Perugia. Lo trovate, e grazie per averci anche spiegato che cosa significa avere una buona pizza e un buon pane.